Buonasera, gentili telespettatori, sono Damiano Cantone e questa sera farò gli onori di casa per la consueta Striscia Filosofica, programma a cura di Leonardo Caffo in collaborazione con Luca Taddio e con la collaborazione della casa editrice Mimesis. Questa sera siamo qui in compagnia di Renato Calligaro. Buonasera Renato. Ciao, buonasera. E per presentare il suo libro, Le pagine del tempo, edito dall'editore Mimesis. Renato Calligaro è pittore, grafico, illustratore, pubblicitario e disegnatore di satira politica. Ha lavorato per moltissime riviste come Linus, ABC, Confronto e vanta numerose pubblicazioni presso editori prestigiosi come Feltrinelli e Rizzoli. Allora, Renato, io comincerei questa nostra chiacchierata questa sera partendo proprio dall'inizio e quindi chiedendoti di spiegare ai telespettatori, che ricordo possono intervenire in trasmissione attraverso la chat di Skype, poi le loro domande verranno riprese, e ti chiederei proprio di spiegare il titolo del tuo libro, Le pagine del tempo. A cosa fai riferimento precisamente? Dunque, vi faccio riferimento alle opere, le pagine sarebbero le opere d'arte, perché io avevo programmato di fare un titolo che era Tempo Fermo, che poi per motivi tecnici non abbiamo potuto usare. Però appunto, parlando di Tempo Fermo, più avanti, se magari mi fai questa domanda, ti posso spiegare perché invece le pagine sarebbero un alter, cioè, di questo Tempo Fermo. Ti posso fare la domanda subito allora? Allora, E hai aggiunto mistero a mistero, vediamo che cos'è questo tempo fermo. dunque, il tempo fermo è uno simbolo micidiale, no? Perché il tempo non si ferma mai. E io penso che l'arte, invece l'opera d'arte, abbia questa facoltà di fermare, almeno nella psiche, il tempo. Perché il tempo è fermo? Perché quando tu fai, discorso lungo, vediamo un po', devo cominciare un po' da lontano. D'accordo. Se tu hai una narrazione, no? Una narrazione estetica, diciamo, tu hai un significato e una forma sempre, no? La forma, però, in questo caso, nella narrazione estetica, non è così importante quanto il significato stesso, perché la narrazione estetica serve la cura della forma serve a esaltare il significato. Io invece penso che nell'opera d'arte la cura della forma serve anzitutto a esaltare la forma stessa, cioè il significato diventa la forma stessa. Per cui, anzitutto uno entra nell'opera d'arte dal come, non più che dal cosa, dal significato, dal come è fatta. Ora, questo, mentre, ti voglio dire questo, nella psiche, no? Penso che a un certo punto il significato appartenga al tempo, mentre la forma appartiene allo spazio, cioè allo spazio onnicomprensivo, lo spazio che è fermo, immobile, no? Per cui, è anche eternità. Quindi lo spazio è considerato nella psiche una cosa ferma. Ora, se io ho un significato che coincide con la forma, io ho un significato che è tempo e anche una forma che è nel suo tempo invece eterna, ferma. Questo è il concetto molto semplice di tempo fermo che sarebbe da sviluppare, insomma, perché Certo. è una delle contraddizioni dell'opera d'arte questo di fermare il tempo, insomma, no? Non so se mi sono D'accordo. spiegato, però. Eh? Certamente. E proprio a questo proposito, nel tuo testo tu parli di un'arte antropologica che scrivi con la A maiuscola per distinguerla dalle altre considerazioni dell'arte, dalle altre forme d'arte per l'appunto più narrative. Ora, questa forma di arte antropologica sembra rispondere a un bisogno di bellezza connaturato all'essere umano e che l'arte storicamente è stata in grado di soddisfare. Ho inteso correttamente? Ma insomma, abbastanza. Io parlo di arte antropologica semplicemente perché ho una visione antropologica dell'arte, che si differenzia dalla visione storicistica e sociologica dell'arte che oggi che va per la maggiore, insomma, no?
Ora, questo è importante perché dal punto di vista antropologico l'arte non ha progresso, mentre dal punto di vista sociologico ha progresso. Quindi sono due visioni dell'arte assolutamente contrapposte. Ora, io uso questa visione dell'arte perché voglio capire l'arte, perché l'umanità ha inventato l'arte circa 40.000 anni fa, perché funzione assolve nell'evoluzione culturale o nell'evoluzione addirittura darwiniana, no, per selezione naturale. Quindi, se l'arte ha una funzione di questo tipo, certamente bisogna vederla sotto un profilo antropologico, non storico né sociologico. Ora, infatti l'arte non ha progresso, in quanto che se uno non può mai dire che una cosa, un'opera di Picasso è meglio di una di Giotto perché è più nuova. No, non, certamente non può dire questo, mentre nella scienza che vive nel progresso questo si può dire, che è ovvio che una teoria posteriore è meglio di quella anteriore, perché c'è sempre un progresso nella scienza. Invece questo non succede nell'arte. Quindi la visione dell'arte dal punto di vista sociologico mi ha sempre molto disturbato, e cercato di capire invece qual è la funzione prima dell'opera d'arte, perché l'umanità, perché l'Homo sapiens sapiens l'abbia inventata circa 40.000 anni fa, e questa funzione chiaramente continua ancora, a meno che questo sapiens sapiens non cambi, non abbia una mutazione antropologica lui stesso. Questa, finché l'uomo sapiens sapiens è quello che è, questa, l'arte sarà sempre la stessa. Quindi tu ti spingeresti ad affermare che l'arte è una strategia quasi di sopravvivenza evoluzionistica dell'uomo? Ma penso di sì, mi azzarderei a dire che è un adattamento dell'evoluzione. Che l'arte è senz'altro servita ad un certo punto dell'evoluzione, e si è inserita circa appunto 40.000 anni fa, dopo l'invenzione del bello c'è stata l'invenzione dell'arte, che chiaramente non sono la stessa cosa, no? Però questa, l'invenzione dell'arte assolve pertanto alcune funzioni importanti che sono antropologiche. Una delle funzioni prime è anzitutto quella di fermare il tempo, e altra funzione per esempio importante è quella di esaltare l'identità, perché nell'arte ciò che conta è lo stile, quindi lo stile è sempre personale di un individuo o di una società, eccetera. Quindi è molto importante questa identità che si esalta nello stile di un'opera. Dalle tue parole, dimmi. No, dalle tue parole sembrerebbe quindi che un'umanità senza arte, per l'appunto, visto che la filosofia ha decretato a più riprese, diciamo, la morte dell'arte, un'umanità senza arte quindi non potrebbe più nemmeno definirsi tale. Cioè, la morte dell'arte comporterebbe anche in qualche misura la morte dell'umanità, o perlomeno dell'umanità così come oggi la conosciamo e la consideriamo. E diresti quindi che, per esempio, la scomparsa del bello dalle opere d'arte, o perlomeno del bello come categoria di produzione artistica nell'arte contemporanea, abbia a che fare con quel processo che Pasolini chiamava mutazione antropologica, questo processo di trasformazione dell'identità intima delle persone comportato dalla tecnica e dai mezzi di comunicazione? Sì, sono convinto che appunto la scomparsa dell'arte vorrebbe dire una mutazione dell'Homo sapiens sapiens in un altro Homo, perché fa parte, è una cosa fondamentale, un'operazione fondamentale dell'Homo sapiens sapiens anche l'arte, come il pensare, l'amare, l'odiare e anche sentire il bello e il brutto, no? Quindi l'arte, il giorno che l'arte scompare, vuol dire che qualcosa è successo e per cui questo uomo sta cambiando. Ora, tutto quello che succede nell'arte da 150 anni, l'arte in generale, è quasi un sintomo di questa mutazione antropologica che può avvenire nell'umanità e che la tecnica chiaramente sta spingendo molto più rapidamente, insomma, no? E se noi dicessimo che in realtà quelle che sono cambiate sono le forme attraverso cui l'arte opera, quindi che in fin dei conti ormai non è più all'arte intesa come pittura, scultura o produzioni classiche, insomma, o forme classiche di espressione artistica,
che è demandata la funzione di fornire bellezza all'Homo sapiens sapiens, ma che questa funzione è stata demandata ad altre forme, come potrebbe essere per esempio l'architettura. Penso per esempio all'architettura che si occupa della progettazione di oggetti di design, o appunto a altre forme di produzione artistica più vicine a una produzione industriale che ha una concezione classica della produzione dell'opera d'arte, diciamo. Sì, però io non penso che l'arte sia, la funzione dell'arte sia quella di produrre bellezza. Io credo che l'artistico e la bellezza sono due cose molto diverse. Ora, in certe epoche, certe culture hanno individuato, cioè la cultura greca, sì, identifica il bello nell'artistico, cioè il bello secondo i canoni greci. Però io penso, per esempio, che la cultura egizia sia forse più artistica di quella greca. Noi abbiamo un pregiudizio su questo fatto del bello. Il bello con l'arte c'entra poco. La funzione dell'arte è quella di creare, di inventare un mondo diverso da quello naturale, un mondo che noi inventiamo con il nostro stile, il quale però ha questa peculiarità, cioè che il fatto che è senza errori, come senza errori la natura. Ora, questa è la bellezza dell'arte, bellezza fra virgolette, perché l'arte non è bella. Allora, il quadro di Picasso chiaramente cubista non è bello. Appunto, ma si confonde sempre questo fatto del bello con l'artistico. Ecco, io credo che sia un grosso errore, insomma. L'artistico è una cosa che ha tutt'altra funzione. Sì. Scusami se faccio ancora la parte dell'avvocato del diavolo. Ma tu dici per l'appunto che lo scopo dell'arte è quello di fornire all'umanità un'altra natura, no? In qualche misura. Cioè una produzione di un mondo che tu hai appena definito come esente da errori. Ora, non è anche lo scopo della tecnica questo? Gli oggetti prodotti industrialmente e tecnicamente non sono forse perfetti, standardizzati, replicabili infinitamente? La loro funzione non è forse oggi più che mai eccellente? Guarda, la tecnica tende senz'altro a questo, ma gli oggetti che la tecnica fa non sono sempre senza errori. Invece un'opera d'arte per definizione è senza errori, un'opera d'arte riuscita chiaramente, no? Un'opera d'arte riuscita è senza errori, non puoi toccarla, non puoi cambiare niente, perché sennò la rovini, come si dice, no? Ora, questo è un dato di fatto, ed è una narrazione. La narrazione del mondo, cioè l'invenzione di un mondo, come il mondo che noi vediamo in natura, è per noi una narrazione. Il mondo che noi facciamo nell'arte è in concorrenza con la natura un'altra narrazione, senza errori come la natura, perché la natura, se tu la vedi, lasciamo stare le cose fatte dall'uomo, ma la natura per se stessa chiaramente non ha errori. Anche un albero caduto, un albero rotto, qualche cosa che non sono errori, non li vediamo mai come errori, è quello che è. E così nell'opera d'arte tutto è coerente, quello che è, non c'è errori. Ora, questa possibilità di fare una narrazione di questo tipo in concorrenza con la natura, non dimenticando che la natura è sempre stata ostile all'uomo, da sempre, che l'uomo ha dovuto lottare per centinaia di migliaia di anni contro il caos della natura per dargli un senso, questa probabilmente nell'evoluzione è una vittoria ultima dell'uomo sul non senso, sul caos della natura, perché a un certo punto è riuscito a fare un'opera, una narrazione che è altrettanto perfetta, altrettanto bella, però è tutta sua. Tutta sua non solo, ma questo esalta la sua identità, perché nello stile di un'opera c'è un mondo che non solamente un mondo tutto suo di qualcuno, ma è un mondo che è assolutamente ogni volta originale e ogni volta è senza errori. Quindi, allora, questo è per nell'evoluzione dell'umanità, questo fatto ha un'importanza immensa, perché nell'evoluzione dell'umanità, visto che l'umanità, l'Homo sapiens, eccetera, è il risultato di un'evoluzione lunghissima in cui l'uomo ha lottato per dare un senso alla natura, a questo caos, a un certo punto arrivare a questo punto dove lui riesce a dare un senso e fare una narrazione tanto perfetta come la natura, questo è, insomma, è una grande riuscita dell'Homo sapiens sapiens. Certo. Se perde questo, è un'altra cosa. Proprio per tornare sul
discorso che facevi prima, cioè della differenza fra bello e artistico, in un passaggio molto interessante del tuo libro, che perlomeno io ho trovato molto interessante, arrivi a proporre una definizione di bellezza che forse è un tentativo davvero radicale di arrivare ad una definizione universale, no? Cioè, a un certo punto tu avanzi il concetto di calotipo, cioè di un bello quasi universalmente condiviso. In che modo questa idea di calotipo può emergere e può sposarsi alla variabilità dei gusti e delle mode? Dunque, guardi, il problema credo che sia anzitutto questo. Quando noi diciamo che una cosa è bella, che una cosa ci piace, in genere ci piace non per motivi estetici, puramente estetici, ma perché è qualcosa che ci è caro, qualcosa così, no? I gusti cambiano tutti per quello. Ora, noi dobbiamo riuscire a dire di una cosa che è bella a prescindere da questo nostro interesse altro per la cosa. Perché se io dico che la vetrina è bella perché c'è un vestito che mi piace, è una cosa, però se io dico quel mobile è bello perché è di mia nonna, no? Ora, nella nostra vita normale di ogni giorno, questo succede sempre, è quasi impossibile che noi riusciamo a separare il nostro interesse da quello che viviamo come bello, veramente bello dal punto di vista estetico. Allora, io ho provato a fare così un ragionamento. Se tu hai un oggetto che ti piace, un tipo, come lo chiamo, un tipo che può essere qualsiasi tipo di oggetti, ma un oggetto che piace, e ti piace perché per chissà quanti interessi diversi, a un te piace, all'altro non piace perché hanno interessi diversi rispetto a questo oggetto, no? Però se tu di questo oggetto, di questo tipo, fai delle minime variazioni, tu vedrai che una variazione è sempre più bella di un'altra o meno bella di dell'altra variazione. Ora, in questo caso non cambia, cioè l'interesse è sempre lo stesso, però è una più bella dell'altra, quindi questo bello è disinteressato in questo caso, no? Cioè, un calotipo è quando una variazione di un oggetto ti dimostra che quella sua bellezza o bruttezza, dipende, quella è assolutamente disinteressata perché non c'è più nessun interesse che la renda bella per te. Non è bella perché è di tuo padre o di tuo cugino, cioè, no, è bella perché in certo momento è bella, in quanto che l'interesse è messo fra parentesi, è scomparso l'interesse che uno aveva per questo oggetto e rimane solamente la bellezza pura per se stessa. Questo è il calotipo di un certo tipo di oggetto. Certo, però tu definiresti questo concetto in termini transculturali, cioè pensi che ciò che è un calotipo all'interno di una determinata epoca e di una determinata cultura rimanga tale anche per altre culture e in altre epoche? No, io non intendo il calotipo come un bello che è sempre universale per sempre. Io intendo il calotipo invece come un metodo per riuscire a definire che una cosa è bella disinteressatamente. Allora, siccome chiaramente in tutte le culture le cose sono diverse, gli interessi sono diversi, però ogni cultura può arrivare al calotipo degli suoi oggetti, dei suoi tipi. Ora, questo non vuol dire che un tipo di una cultura sia sempre uguale al tipo di un'altra cultura, che sia bello come quello di un'altra cultura. Questo io non l'ho mai detto. Io che il suo relativismo culturale, eccetera, lo so che è un problema, però non credo che sia anche da scandalizzarsi. Il problema è sapere se esiste la bellezza oggettiva in sé. Perché poi una cultura vede un oggetto bello un oggetto, un'altra vede un altro oggetto e un altro paio di maniche, però questo bello esiste veramente in sé in natura. Ora, se un calotipo veramente esiste, vuol dire che questo bello esiste in natura. Questo è la sorta, perché il problema era quello, vedere se esiste in natura il bello oppure se a un certo punto è solamente la nostra invenzione. Una costruzione, certo. E nella seconda parte del tuo libro procedi a una sistematizzazione contemporaneamente direi storica e teorica dei procedimenti, dei modi di produzione che l'arte ha messo in campo perlomeno a partire dagli ultimi 2000 anni, cioè fai una distinzione fra un'arte, un procedimento di tipo tradizionalista, uno modernista, uno avanguardista e uno postmodernista. Quali sono i criteri che ti hanno spinto
a proporre questo tipo di distinzione. Dunque, mi sono reso conto che l'arte del, cioè, l'arte è sempre stata la stessa cosa fino a 150 anni fa, questa poco. E quindi questo è il procedimento tradizionalista, che è quello che ancora sussiste, insomma, in gran parte dell'arte ancora oggi questo è il procedimento usato. Però poi, a fine 800, con la crisi della nostra cultura, eccetera, si sono formati altri modi di vedere l'arte, cioè di produrla. Allora c'è stato procedimento modernista, il procedimento avanguardista e infine il procedimento postmodernista. Il procedimento modernista è quello che dice che, come il procedimento tradizionalista, pretende che l'operazione arte abbia come scopo semplicemente l'opera d'arte riuscita. Mentre il procedimento avanguardista, anche se poi cambia stili e queste cose, ma il procedimento avanguardista invece non ha come scopo produrre un oggetto d'arte, un oggetto artistico, una narrazione artistica. Questo è il fatto. Quindi un procedimento diverso. Per il procedimento avanguardista, l'oggetto che si presume d'arte è solamente un oggetto per la rivoluzione. È un oggetto che serve per la rivoluzione di tutto, insomma, no? È un mezzo, uno strumento, ma non è un fine a se stesso. Invece per l'arte tradizionalista e anche per quella modernista, il fine è quello di produrre opere d'arte. Ora, il procedimento modernista si differenzia da quello tradizionalista perché ha cambiato, cambia infinite modi di fare, cambia stile, eccetera, è una ricerca continua di nuovo, nel senso di metodi nuovi di fare, ma sempre per raggiungere l'opera d'arte. Mentre il procedimento avanguardista, questo non interessa raggiungere l'opera d'arte. Ora, quello postmodernista poi, invece, è il procedimento che ci troviamo oggi in generale nell'arte come istituzione, in cui quello che interessa non è tanto né produrre un'opera d'arte né produrre più la rivoluzione, semplicemente produrre oggetti per il mercato, no? E quindi dove tutto serve, infatti c'è la teoria per cui arte è ciò che gli uomini che hanno il potere di Mettono farlo, d'accordo. chiamano arte. Quindi, Allora, un nostro spettatore, Gianni Colaccione, ci pone una domanda: se l'arte abbia a che fare di più con l'emozione di fronte al bello, oppure come un bello naturale, cioè un bello ancora formale. Io devo ripetere che l'arte con il bello c'entra fino a un certo punto, non c'entra, insomma, a rigore non c'entra, no? Ecco, l'artistico è una cosa che può anche non piacere se uno lo vede con l'occhio cercando il bello. Infatti, anche nell'arte antica ci sono cose che sono ostiche, sono brutte, diciamo, no? Grottesche, tante cose. Però il bello della natura, quello è un'altra cosa, non c'entra niente quello che chiamiamo bello artistico. Il bello artistico che non esiste, che esiste uno stile artistico. Questo stile, che può piacere o non piacere, è invece una narrazione nuova di un mondo nuovo, come dicevo prima, che con il bello a vedere fino a un certo punto. Fa parte dell'evoluzione del bello, nella ricerca del bello dell'Homo sapiens, diciamo, no? Che questo bello che è stato l'ultimo stadio per dare ordine al mondo. No, per interpretare il mondo della natura, certo, dopo, come evoluzione ulteriore, c'è l'invenzione dell'arte, perché quando la narrazione diventa d'estetica artistica, quando la narrazione non persegue più l'esaltazione del significato, ma la cura della forma vuole l'esaltazione della forma per se stessa, questo appunto è l'artistico, questo è, penso che sia il punto finale di un procedimento che era nato nella ricerca del bello, nell'invenzione del bello. Ora, anche prima hai fatto un accenno a una tua personale polemica contro gli approcci sociologici all'arte. Nel tuo testo c'è una parte consistente dedicata proprio alla figura di Walter Benjamin, come appunto colui che denunciando la perdita dell'aura nell'arte del Novecento, ha in qualche modo determinato una svalutazione, una considerazione dell'arte che sicuramente è distante da quella che è la tua impostazione di fondo. Eppure,
Certamente Benjamin riservava ancora un grosso ruolo all'arte, solo che questo ruolo, più che essere un ruolo antropologico, era per l'appunto un ruolo sociale, cioè un ruolo emancipativo. L'arte avrebbe potuto, appunto, guidare o portare, l'umanità attraverso verso un grado di conoscenza e di consapevolezza, come mai prima nella storia era stato possibile fare. Sì, no, ma sì, credo che sia una posizione sbagliata sull'arte. Io ho una visione chiaramente antropologica, ma perché? Perché l'artistico è qualcosa che si è diventato tanti anni fa ed è perdura sempre uguale. Benjamin pensa che l'arte abbia un progresso, perché Benjamin, essendo un sociologo, e le società, siccome le società progrediscono se stesse, pensa che tutto deve progredire. Certo, il rapporto alla società, tutto il rapporto cambia, però l'arte per se stessa non è una cosa che possa cambiare, che possa progredire. Ora, lui nominava il cinema come arte completamente nuova, nuova arte, ma non so, non vedo, parlava di una fruizione distratta del cinema, perché le masse vanno al cinema, però hanno una visione critica, però distratta. Ora, io non credo che questo sia vero, perché uno quando va al cinema, se uno che gli piace molto il cinema e vede un film anche 6-7 volte, non credo che abbia una visione, una fruizione distratta. No? E il problema è che questa fruizione distratta è sempre esistita, perché chiaramente quando uno andava in chiesa, insomma, sotto gli affreschi di Giotto, non credo che questi affreschi avessero una fruizione molto attenta. Era una fruizione distratta anche quella, ma l'arte però di Giotto rimane quella che, se uno fa un'opera d'arte in cinema, un'opera d'arte in Giotto, quell'artisticità, essendo stata creata con attenzione, pretende una visione attenta, una fruizione attenta. Ora, non credo che un'opera d'arte sia mai stata fatta con disattenzione per non pretendere questa attenzione, per forza. Ora, se no, lo scopo dell'arte è quello di creare una situazione psichica, eccetera, che pretende evidentemente il fruitore un'attenzione all'arte, se no non ha senso. E poi tutto con l'affare dell'aura, no? È una cosa un po' montata così, perché non è cambiato niente, perché oggi si fanno cose che non sono artistiche, evidentemente, e si fanno cose che sono artistiche, le quali sono come quelle di una poesia che uno fa oggi non è che differisca nella sua funzione, nel suo modo di fare, da una lirica greca, insomma, no? Cioè. Bene, ora siamo giunti quasi alla conclusione di questa nostra purtroppo breve conversazione. Ci sono sicuramente molti punti che andrebbero ancora chiariti, altri punti che andrebbero sviscerati, ma proprio per riuscire a fare questo tipo di operazione invito tutti a leggere il tuo libro, che è molto molto interessante, molto anche avvincente, sembra ha una sua, uno sviluppo davvero avvincente ed è stimolante non solo per chi per l'appunto si interessa di estetica o di filosofia o per chi di professione come te fa l'artista, ma anche per chi è interessato ad approfondire queste tematiche. E la domanda che ti farei proprio in conclusione, in coda, è questa. Dal tuo personale punto di vista e anche a partire dalla tua esperienza come artista, quale futuro vedi per l'arte oggi? Bene, io vedo un futuro scuro, non so, se veramente l'umanità è in questo punto per cui è prossima una mutazione antropologica, che è la tecnica che ci fa cambiare, certamente la tecnica in concorrenza con l'arte. L'arte è l'unica operazione oggi esistente, ancora che dura, che è antitecnica per eccellenza. La tecnica, quella di cui parla Severino, di cui parla Galimberti, la tecnica, o Heidegger, è quella che ci sta cambiando definitivamente, provenendo una mutazione antropologica totale. Per cui in questo caso è evidentemente che l'arte cesserà di essere, perché quest'uomo non avrà più bisogno dell'arte. Quello che l'arte assolve per l'uomo oggi come funzione, probabilmente verrà assolta appunto da un'estetica tecnica, perché un'estetica non è un'opera, non è un'artisticità. No, questo lo si vede in tutte queste cose, in questi giochi, in queste bellezze. Anche la tecnica è molto bella, chiaramente, ma non ha niente a che vedere con l'arte ed è, si pone, credo, agli antipodi dell'arte.
E quindi se la tecnica vincerà, come sembra assolutamente che ormai vincerà sull'uomo e farà dell'uomo quello che lei vuole, chiaramente l'uomo che ne scaturirà, questo nuovo uomo tecnologico, cose così, non avrà bisogno dell'arte, molto probabilmente. Io credo che i sintomi, tutta questa confusione che c'è nell'arte da 150 anni in generale, sia appunto uno dei sintomi di questa mutazione. Questo è quello che penso. D'accordo. E quindi abbiamo una visione un po' pessimistica del futuro dell'arte, almeno che appunto forse non ci siano degli elementi che ancora oggi non riusciamo a prevedere. Pessimistica nel senso sull'uomo più che altro, cioè no, anche pessimistica, perché se l'uomo cambia, cambia. Non è che cambia in male. Ho solo di dare una nota un po' di ottimismo in chiusura. Adesso siamo costretti a salutare i nostri telespettatori e salutiamo anche Renato Calligaro. Ricordo il titolo della sua opera Le pagine del tempo, Mimesis Edizioni. Grazie per essere stati con noi, buona serata. Buonasera.